Salve, eccoci qui a recensire di nuovo un paio di set Lego usciti il 1° di luglio. Due set per me molto importanti nella mia collezione: la Countach, non la pronuncerò male e in modo diverso per tutta la recensione. È ovviamente quella che mi interessa di più perché sapete che io faccio tutte le auto. C'è un pezzo messo male. Ok, qui abbiamo per esempio anche l'altra Countach. Quella che era stata fatta sul progetto della 911, ovviamente, che adoravo. Ovviamente, una volta che la vedi vicino a questa, non ci fa una bella figura. Non tanto per la forma, che poi io non sono l'esperto di macchine che sa riconoscere esattamente le differenze, cosa è meglio, cosa è peggio, ma perché questa ti dà un po' una sensazione di essere approssimativa, di essere un po' accroccata con i pezzi, ci sono un sacco di robe solo appoggiate. Questo progetto, devo dire, mi piaceva già l'estetica, ma è assolutamente clamoroso per cosa si sono inventati in alcune soluzioni, veramente una roba. Tanto abbiamo visto anche la piccola Speed Champion, così ci sono tutte soluzioni veramente clamorose a livello di progetto, cioè probabilmente delle macchine è quella che mi ha sbalordito di più. Ci sono dei punti in cui sono riusciti a fare delle curve sinuose in un modo eccezionale, ma questo vale un po' per tutta la macchina. Sacrificando probabilmente un pochino la parte di ingranaggi, robe, non c'è praticamente niente, le ruote girano, però questo è importante, e per farla un po' più larga dietro hanno messo due gomme extra più fine, però per il resto veramente è un progetto sbalorditivo, montaggio sempre divertente, con le istruzioni non ho avuto mezzo problema. È stato fantastico. Gli interni, che sono una roba che cercherò di farvi vedere meglio dopo, sono stupendi con questo rosso anche, ma fatti proprio belli che si vedono. Addirittura c'è tutta la parte della plancia, questa volta non è un adesivo. Questo set adesivo, non mi ricordo, ma ce ne sono pochissimi, non ce ne sono proprio affatto, mi pare. Forse non ce ne sono. Addirittura la plancia non è adesivo, pezzo stampato, che è una novità anche per le macchine. Veramente clamoroso, ma il vetro è un bellissimo vetro, nuovo pezzo unico. Non so se l'hanno già usato qualche altra macchina, ma non credo. Tutta la parte del cofano, tutta la parte dietro, i bellissimi fari si appoggiano in un modo incredibile. Guardate anche la marmitta come si posiziona bene col pezzo creato per creargli lo spazio. Devo dire veramente un progetto che mi ha lasciato divertito e sbalordito, come ci riescono solo le Speed Champions. No, le Speed Champions, con quei pochi pezzi, tu vedi delle soluzioni che ti entusiasmano perché è tutto pensato veramente per arrivare al risultato finale. Queste macchine medie della serie Icons di solito non ce l'hanno. Questo ce l'ha. Questo è un grandissimo set, secondo me, a livello di progetto. Poi sono sicuro che tra di voi ci sono dei grandissimi appassionati di auto che avranno visto delle robe che non gli sconfinferano, però eccolo, viste anche così vicino, secondo me fa veramente, veramente una bella figura. È una macchina eccezionale. Sono diventate molto costose queste macchine, però devo dire che è anche salito tanto il livello nel corso degli anni, eh. Cioè, questa era una macchina che ha iniziato questa serie sui 100 euro. Ricordo il momento in cui pensai che la Mini e il V1 della Volkswagen fossero troppo care, a 100 euro. Oggi queste costano 180, però fanno una figura incredibile. Questa qui verrà riconvertita, penso, nella GT40. A questo punto ve l'ho chiesto anche a voi nel gruppo Telegram, in un sondaggio. Sto decidendo, perché lo sapevo quando l'ho fatta che avrei potuto recuperarla. Io penso di riconvertirla nella GT40, perché ovviamente la ufficiale ha la precedenza. Ed è proprio anche a livello di estetica, secondo me, non c'è un paragone. Tra l'altro, come la tocco oggi, questa si smarmella un po'. Comunque, macchina, bellissimo, voglio farvi vedere una cosa in chiusura, non c'è ovviamente moltissimo da dire, io non sono un chiacchierone, lo sapete, è esagerato. È il primo set che mi capita con le nuove scatole, che sono divise in due parti. Questo coperchio con gli angoli qua tra l'altro piegati, che già odio, ma soprattutto sono divise. Quindi per me che le schiaccio, questa sarà una tortura, non so neanche come aprirla adesso per schiacciarla. Perché credo che ti vogliano lasciare lo spazio per mettere la carta, non lo so quale sia il piano iniziale, se c'è anche un fine ecologico dietro, però
Però che palle, sono proprio brutte, devo essere onesto. Mentre quelle all'interno, per una volta, erano quasi tutte di cartone. Mi sembra che all'interno una di plastica c'era. Per il resto, finalmente, abbiamo un set con tutte buste di cartone che finalmente ha un suo senso. Comunque, grandissima macchina, poi farò un bello short con tutte adesso messe le mani. Forse prima converto questa. Vabbè, ci siamo, passiamo a fare l'altra recensione.